Ciao ragazze, allora dopo un mese e passa sono qui, vi chiedo scusa, ragazza, ragazzi, chi sia, insomma, chi mi segue. È stato difficile abituarmi ai ritmi del lavoro, dopo di questo sono i miei genitori, poi è venuta un'amica, c'è stata la nube e non è più potuta tornare, quindi da 4 giorni doveva stare, ce ne sono stati 9. Insomma, un po' di cose tutte insieme. E ho un po' trascurato YouTube, anche proprio guardare i video su YouTube, niente da fare. Insomma, eccomi qui. E niente, scusate, per l'assenza. Allora, vi faccio vedere l'ordine ELF che mi è arrivato oggi. L'ho fatto appunto quando hanno fatto questa promozione 2 settimane fa, così che ti regalavano anche i 3 gloss. E vi faccio vedere anche quello che avevo preso un po' di tempo fa, che non sono molte cose, quindi. Dunque, questa volta, allora, questi sono i gloss in regalo che mi hanno regalato. Sono 3 gloss. Il primo è trasparente con brillantini, insomma. Un gloss, il classico gloss bianco, tutti sbrilluccichini. Si chiama Angel. Il secondo è un marrone con gli sbrilluccichini argentati e iced latte. E l'ultimo è un rosa bellissimo che io comprerò nel prossimo ordine. Spero che non sia breve perché veramente ne sto aspettando già un altro fatto con mia cugina. Questo rosa è bellissimo, mi piace molto. Non li ho provati, sono intatti perché li regalerò alla mia cuginetta. 12 anni, quindi. Io questo sicuramente lo compro, il rosa, e è il Pink Kiss. Scusate, ma sono anche raffreddata, quindi bellissima, maggio raffreddata. Vabbè, nell'altro ordine, nell'ordine di metà marzo, nell'ordine di metà marzo fatto con la mia coinquilina, ho preso un altro duo eyeshadow. Questa volta è il un'altra pesca e il butter pecan, è questo color tipo albicocca e marrone. Già penso di averlo detto nell'altro video che io li vedo polverosi, questi colori sono della stessa idea, cioè li vedo molto polverosi, però dici, però perché l'hai ripreso, sei stupida un po'. Per il lavoro, come sempre, sono colori neutri che io posso mettere e sfumare tranquillamente e nessuno mi dice niente. Poi, dopo essere super mega iper entusiasta del liquid eyeliner, il Midnight, avevo il blu notte, li ho presi, tranne il nero, li ho presi tutti. Come potete vedere, allora, questo è il Plum. Ui. Il Plum è un bel colore, cioè pensavo fosse un bel colore, poi nella realtà mi ha un po' deluso perché non si vede, sembra un marrone scuro, non si vede questo Plum. Per me Plum è un violaceo, un viola melanzana, questo è marrone, no. Poi ho preso questo che è il marrone vero. Questo sì che mi piace, è un marrone. Avete presente lo smalto di Chanel, il Particulier? Dunque, quel tono di marrone però un po' più scuro. Se mi sto facendo le cose sulle mani, così poi le vedete. Poi ecco il grigio, grigiolino, grigiolino. Bello, mi piace questo grigio. Ho un po' di difficoltà nello stenderlo veramente, perché lo stendo. E poi mentre con il Midnight lo stendo e se ci ripasso sopra non succede niente. Questo quando lo stendo, se ci ripasso sopra il colore se ne va. È un po' una rottura di scatole, però mi piace molto. E poi infine questo che è il Pearl, è un bianco perlato. Finora ancora non ho mai messo questo bianco perlato, lo ammetto. Però è bellissimo, ah, mi piace tantissimo. Dunque. Beh, vedrete
qui c'è il, vediamo, il perla è quello sotto, poi c'è il grigio, il marrone e il plum che è tutto a destra. Poi, nell'ordine che mi è arrivato stamattina, ci sono, appunto, l'ho fatto per approfittare dell'offerta che ti regalavano i tre lip gloss e ecco, mi sono un po' sbizzarrita, rimasta delusa dall'eyeliner, ui no, questo, dall'eyeliner plum, 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 boom. Ho preso la matita, vediamo qual è. Questa. La matita, eyeliner, è tutto impacchettato perché non ho aperto nulla. Questa l'ho presa in blu, ogni matita viene con il suo temperino, io di queste ne ho prese tre, e quindi cioè adesso me ne trovo tre temperini. Meno male che non l'ho comprato a parte, meno male. No. Comunque, ho preso il blu. Il Midnight, perché a volte per praticità, soprattutto la mattina quando ho il primo treno, quindi mi devo svegliare alle 3, per praticità e per sonnolenza, preferisco usare la matita piuttosto che l'eyeliner liquido, perché poi per ritoccarla mi sembra mi risulta più facile, quindi ho preso anche la matita Midnight e questo colore, che se c'era così lo prendevo sicuramente, ma non, se c'era così, ma non c'è, è il... Come si pronuncia? Gilded. È un dorato ramato. Bello.